Benvenuti a Torino Web News. La settimana scorsa siamo stati alla Fondazione Sandretto, un luogo d'arte pensato apposta per mostre ed esposizioni, ma a Torino non è insolito imbattersi in mostre anche all'aperto, passeggiando per la strada. E così questa settimana abbiamo incontrato una mostra dedicata al mondo dell'architettura, l'abbiamo incontrata qui a Piazza Carignano, per l'esattezza si chiama Architetture Rivelate, la scopriremo insieme fra qualche istante dopo gli appuntamenti d'arte e spettacolo di questa settimana. Sono i giorni del Traffic Free Festival e la città ospita una kermesse d'arte contemporanea organizzata apposta per l'occasione. Sono coinvolte 5 gallerie e l'Accademia Albertina di Belle Arti. Sul sito del Traffic Festival trovate il programma con i luoghi e gli orari. Insieme per Lucio è il titolo dato alla mostra di opere ispirate alle canzoni di Lucio Battisti, omaggiato dall'associazione Vivi Arte Viva in collaborazione con la circoscrizione 2. La mostra è visitabile fino a sabato 11 luglio. Panorami e personaggi di Casa Savoia e delle corti reali europee nei dipinti di Giuseppe Augusto Levis, allievo di Deleani e grande viaggiatore. Il castello di Racconigi lo ricorda con una mostra aperta fino al 3 settembre. Vediamo adesso gli appuntamenti con la musica dal vivo. Cominciamo segnalandovi il concerto degli Underworld, sabato 11 luglio alla Regia Rivenaria Reale, ultimo appuntamento del Traffic Festival. Domenica 12 luglio la volta di Tiziano Ferro, ancora alla Regia Rivenaria Reale. Sempre domenica 12 luglio Sabina Guzzanti si esibisce al Groove Village in via Crea 10 a Grugliasco. Lunedì 13 invece la volta di Mauro Pagani al Museo Nazionale della Montagna, nel piazzale Monte dei Cappuccini al numero 7, mentre giovedì 16 luglio Goran Bregovic anima la serata di Colonia Sonora al Parco della Certosa Reale di Collegno. Che cos'è Architetture Rivelate? Innanzitutto è un premio che l'Ordine e la Fondazione degli Architetti di Torino conferiscono ogni anno ad alcuni edifici di Torino e provincia. Un premio dato alla qualità e alla realizzazione di un progetto che si traduce in una targa che viene affissa sugli edifici in questione per segnalarli pubblicamente. Tra i premiati del 2009 ci sono anche Bruno Marabotto, Enrica Ribetti e Silvia Zanetti, architetti del Comune di Torino, artefici della nuova palestra di arrampicata sportiva di Via Braccini. Ma in questa edizione tutti e 70 i progetti selezionati nelle 6 edizioni del premio hanno un'occasione di visibilità, almeno fino al 2 agosto, giorno fissato per la chiusura della mostra che li espone, come si suol dire, in pubblica piazza. L'idea era tappezzare a poco la città con queste targhe in modo da incuriosire la gente, indotta a chiedersi che cosa servono e, una volta scoperto, imparare a conoscere meglio la buona architettura della nostra città. Sono in generale opere di giovani architetti che sono riusciti a unire insieme le proprie grandi capacità e l'intelligenza dei committenti e la bravura dei realizzatori. In una città che si pone l'obiettivo di qualificare se stessa, offrire un ambiente qualificato alla vita dei cittadini e reggere il confronto con altre capitali europee. Per conoscere tutti i selezionati e i premiati di questa edizione basta visitare il sito www.to.archiworld.it. Ringraziamo la Fondazione e l'Ordine degli Architetti e vediamo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.